Eurishow 2022 qui sullo stand SEAC con Dante Nocetti, direttore tecnico SEAC. Ciao Dante. Ciao, buongiorno a tutti, è un piacere avervi qui con noi nel nostro stand e come vedete vi presenteremo delle nuove prodotti che stiamo lanciando attualmente sul mercato. So I'm here with Dante Nocetti, who is the technical director of SEAC, and he's going to present us quite some new products by SEAC. Dante, potremmo iniziare con la nuova gamma, diciamo, arbalete? Sì. Che io già conosco un po' perché me ne hai parlato ieri e che ha veramente tante novità. Dante, we start with the new spear guns line, which I have already seen, and it's really interesting. Questo fucile è la versione, chiamiamola entry level, di questo fucile completamente nuovo, impugnatura completamente nuova. Le caratteristiche principali sono costituite proprio dal castello e dal meccanismo completamente in acciaio inox. Ok, so this is the target and it's the entry level, we could say, of this new spear guns line by SEAC. The first aspect is the release mechanism. The complete mechanism is 100% stainless steel. Cosa poi di particolare questo meccanismo? Una leva molto lunga, quindi lo sforzo che si ha sul grilletto quando si spara è molto bassa, anche con un carico degli elastici molto elevato. A key aspect of this release mechanism is the levers of the mechanism are long, so the actually the force acting on the trigger even with high loads are not high, and so the sensibility of the trigger does not change with high loads. Un'altra caratteristica è lo sgancia sagola, che può essere facilmente dall'utente posizionato a destra o a sinistra, semplicemente rimuovendo e reinserendo la vite sul castello. As you can see, there is a simple screw to position right and left the release lever, the line release lever on the mechanism. Poi altra caratteristica, una sicura che è posizionata in modo che l'utente facilmente senta se la sicura è ingaggiata oppure meno, e quindi non rischi di dover sparare con la sicura inserita. This is very interesting, I must say, by SEAC, because one of the key problems of the safety systems is the fact that yes, there are many solutions where you can feel while holding the spear gun that the security is on or off, but this one here is probably the most interesting one because you actually have this lever here before the trigger, so you actually could actually not really shoot with the security system on. Un'altra, diciamo, finezza di questo fucile è avere all'interno dell'impugnatura un inserto in gomma per prevenire, diciamo, il rumore che fa la leva quando scende, invece che picchiare contro la parte rigida dell'impugnatura va ad adagiarsi su un inserto in gomma morbida. And this is another very important aspect of the release mechanisms, because inside the handle of the system there is a rubber element, and so once the shot is produced, the lever goes down on the rubber, not on metal and solid elements, so the noise is totally almost cancelled, and we know how important it is to be very silent when shooting, because the fish are very quick in hearing and moving away from the shot. Altra cosa che capita spesso per noncuranze o comunque per il fatto che si lega il fucile sotto la boa, eccetera eccetera, che si possa rompere questo anello, quindi abbiamo pensato anche a quello. Semplicemente rimuovendo una spina, l'elemento di aggancio può essere facilmente sostituito. So another aspect which is also important is this plastic element here. Of course it's tough, but for any reason it can break, even if you know, stepping on the spear gun or for any reason. So with a simple pin here, you can take away the pin and you can actually substitute this element.
Quindi chi volesse smontare il meccanismo per fare manutenzione, semplicemente rimuovendo queste due spine dedicate proprio esclusivamente al fissaggio del meccanismo, può rimuovere e reinserire il meccanismo senza avere il fastidio di perdere i pezzi all'interno del meccanismo. Quindi nessuna molla verrà persa, il meccanismo e il grilletto rimangono in posizione. We know that normally when you somehow dismount the release mechanism from the handle, there are a few elements that can fall apart. While with this solution, Zach has just two pins to release the mechanism, and it comes out in a single block, so there are no springs or anything jumping out, and this is a very easy way to somehow take care of this part here. Anche l'appoggio sternale, che è un altro elemento che può rompersi per un non curanza oppure quando un fucile cade, eccetera, può essere facilmente sostituito con la stessa spina. Rimuovendo la spina si sostituisce anche questo pezzo. Okay, also the external support can be easily substituted if it breaks for any reason. For a bad use of the spear gun, of course, not in normal circumstances. There is just one single pin and you can just quickly substitute this element. Il fusto è un fusto in alluminio da 28 mm rinforzato con un guidasta superiore e un'altra nervatura inferiore per aumentare la rigidezza del fusto. So the barrel is in aluminium, it's 28 mm diameter and it is reinforced thanks to the integrated shaft rail and an additional, as you can see, nervature here, which is maybe 1 millimeter thick. And of course this helps to, especially in the vertical axis, to increase the stiffness. Venendo invece alla testata, abbiamo una testata di tipo aperto a due fori, quindi per ospitare fino a due elastici circolari, con un intelligente sistema di blocco del monofilo in gomma. Quindi quando uno effettua il caricamento del filo e deve fare le passate, è facilitato nel fatto che appena lo passa dentro il filo si blocca e rimane in posizione. Okay, so the muzzle, as you can see, is open track with double circular bends possibility, and there is an interesting solution by SAC with this central part, which is a rubber element, and the line can be just passed here. It can be kept in its position here. It doesn't slow down the shot at all, of course. It's just a minor blocking here, but it's very useful when reloading the spear gun or in tough sea conditions where, of course, the waves can somehow take the line from its position. This is a very useful solution. Completano l'allestimento un elastico Power Blue da 16 mm con ogiva articolata e un'asta tahitiana da 6,25 mm a tacche. Okay, so the blue power band 60 mm and 7.5 mm 7.25 mm shaft tahitian shaft somehow are the last elements to describe on this new interesting spear gun. But of course, as you said, this is the base. Questa è un po' il punto di partenza. Abbiamo una versione che la possiamo dire la stessa in versione camo e versione mira. Adesso vi che hanno qualche elemento a spiegare le differenze con la versione target, che diciamo la versione 2. Partiamo sempre dall'impugnatura. Allora, questa impugnatura si differenzia dall'altra per l'appoggio sternale, che invece che essere monopezzo ha un sovrastampaggio in gomma. Okay. Poi abbiamo all'interno il grilletto che monta un rullino che evita lo strisciamento della leva sul grilletto. Quindi al posto di avere un attrito sul
c'è un istrisciamento, avremo un attrito volvente, quindi sul meccanismo interno. So as we said at the beginning, this is the higher level solution of this new spear gun line. The first aspect is that you have on the chest external support, you have a rubber cover, so an anti-slip rubber cover, and probably one most important element is that internally to the release mechanism, you have a rolling beam that somehow reduces friction because it transforms it from sliding friction to rolling friction, which we know is lower. So the elements in contact last longer, which is of course a very key aspect for this kind of solution. Altro aspetto di questo fucile è che monta di serie il mulinello. We have the real standard of this spear gun. Altra cosa di diversità tra questo fucile e l'altro fucile è l'allestimento delle gomme. Qui abbiamo due elastici da 14 nuovi che si chiamano Tripower, quindi sono costruiti da tre layer. L'interno più reattivo, quell'esterno più elastico, quindi per dare una maggior potenza in fase di rilascio, e quello superiore esterno che è un cover protettivo per anti-invecchiamento. So another very important element are these new rubbers, which are called Tripower because they have actually three layers of rubber. The internal one, as you can see, the white one is the most reactive one. The intermediate one is the more elastic one, I would say. And then there is a layer on top, which is a protective layer from sun and any external agents. Questi elastici sono equipaggiati con ogive in Dyneema, che vanno poi ad ingaggiare su un'asta tipo Shark, quindi lui monta un'asta Shark con le tre pinnette per varie misure, due pinnette su misure più corte e diametro da 6,5. So we have the Dyneema wishbones and then we have a shaft, 6.5 mm diameter Shark shaft, which Shark is for the Shark fins that can be, depending on the length and the type, two or three shark fins. Il camo si differenzia dal Fire solo per la livrea, che è mimetica, quindi abbiamo cercato un mimetico universale, grigio e nero, che diciamo che va bene su qualsiasi fondale. So the Fire camo is actually the Fire, but of course, as you can see, it is a camouflage version, which Dante is saying is a general coloring that could actually adapt to almost any sea floor.